ringraziamo Matteo Del Cin, HSE Manager di Permaste Elisa, per la disponibilità a scambiare un paio di battute su due temi dibattuti all'interno del Safety Day 2019. Matteo, gestire le imprese esterne è un tema sempre caldo e diremmo mai scontato. Esatto, è un tema che ci pone continuamente di fronte a problematiche sempre diverse, collegate a imprese di tipologie diverse, lavori di tipologie diverse, aspetti legislativi sempre diversi e spesso combinati tra loro. È un lavoro sicuramente stimolante e che va affrontato ogni giorno con un certo con rigore, soprattutto perché l'esperienza ci ha insegnato che sottovalutare i rischi che le imprese portano presso il nostro sito e tutte le possibili interferenze che esistono tra le lavorazioni delle imprese e le nostre lavorazioni, nonché tra lavorazioni di imprese differenti che lavorano anche in aree diverse del nostro stabilimento, non va mai sottovalutato perché può dar luogo a rischi veramente importanti. Soglia della tensione sempre come il primo giorno, sempre alta. Sì. Chiediamo invece una domanda sulla viabilità. Viabilità dei piazzali e viabilità interna. Qual è la più difficile da gestire e da migliorare? Ma a mio avviso è più problematica spesso la viabilità dei piazzali esterni, perché la viabilità interna è comunque legata alla movimentazione di carrelli elevatori che sono, nel nostro caso, sono tutti nostri e guidati dal nostro personale, mentre all'esterno c'è una presenza simultanea di personale appiedato, di mezzi di movimentazione materiali e di auto e autocarri. E questa spesso guidati da persone che sono abituate a muoversi presso clienti diversi con regole diverse. E quindi l'attenzione deve essere sempre massima ed è sicuramente più problematica rispetto alla viabilità interna. Viabilità interna, sì.